Ragazzi, oggi siamo diretti a Torino, verso una casa abbandonata, una delle più infestate d'Italia, per la precisione la sesta. Si dice anche che al suo interno ci sia una stanza progettata apposta per effettuare questi riti satanici. Ma non sto qui a dirvi troppo, perché tanto dopo, adesso non lo vedete, ma dopo andrò a prendere Thomas. E lui stesso poi sarà a spiegarvi nel dettaglio tutta la storia di questa casa. Quindi noi ci vediamo direttamente arrivati sul posto. Ecco. Ci arrivati, Villa Capriglio. Qua facevano feste regali, gente importante del nord Italia, rubavano le ragazzine, Quindi noi Giusto. andiamo a cercare l'anima di queste. Non sappiamo se proseguire da qua, perché è abbastanza piena di spine. Quindi ci spostiamo e cerchiamo un'altra entrata. Ecco, hanno già aperto un cancello abusivamente. Buonasera. Buonasera. Comunque abbiamo trovato il sentiero. Faccio vedere. Wow, qua c'è un'altra. Questa qui era la casa del custode. Può darsi. Andiamo a vedere la casa del custode. Madonna, è crollata un po' di roba. Qui cosa c'è? Un pozzo. Qua è brutto brutto. Ci dorme gente qua. Qua c'è Mr. Bean per terra. Ah sì, c'è una c'è Mr. puzza. Bean per terra. Mica quanti materassi. Ma qua ci vanno sicuramente. Minchia, questo fra è per fare le trazioni. È per un po'. No, sì, è una merda, però. Se fosse stato di noi. Beh, però si pulisce. Ce ne stiamo già andando, signori. Ah, lì c'è un'altra cosa. Comunque niente, lì ci vivevano i barboni, a quanto pare ci vivono ancora, quindi niente, ci spostiamo verso la casa. Allora, Villa Capriglio, una villa del 1700 che ospitava famiglie importanti del nord Italia. C'avevano luoghi, feste, banchetti, robe importanti. Le leggende narrano che qua gli abitanti di sta villa prendevano le ragazze che abitavano nei posti qua vicino per appunto per fare come ho detto prima e niente, poi le facevano fuori per nascondere le prove e mantenere il nome della famiglia pulito, no? Poi nel 1970 hanno provato, cioè il comune di Torino voleva ristrutturare questa villa, solo che appunto chi lavorava ha trovato nei sotterranei, come si dice, tracce di messe nere, riti satanici nelle catacombe, ossa, cose così. Questa è tutta una leggenda, però potrebbe essere vero. Quindi hanno interrotto tutti i lavori e ora è rimasta così. E stiamo parlando di questa casa. Casa mia. È veramente bella. Vediamo al suo interno. Questa è la più dura e peggiore di quella dell'altro ieri. Ma è verniciata, non è nera. È tremenda questa, no? Questa è veramente brutta, sì. Brutta brutta. Thank you.
Qua che facevano mi sono detto di sì che la